Ciao ragazzi, ragazzi, finalmente ieri sera è andata in onda su Canale 5 la finale di Amici 17 che ha portato alla vittoria il cantante Irama e io direi quindi di farvi vedere il momento della proclamazione e poi possiamo parlare insieme di tutto quello che è successo. La 17ª edizione di Amici tra Carmen e Irama viene vinta da Vince! Allora, premesso, io Amici quest'anno il serale l'ho visto poco, cioè a bocconi, perché ovviamente non facevano sempre il sabato o la domenica, io quindi uscivo perché ogni tanto anch'io ho una vita sociale, e devo dire che quest'anno tipo Grande Fratello non c'è stato un qualcuno che appunto mi ha fatto perdere il cervello, perdere il capo e mi ha rubato il cuore dicendo oh mio Dio deve vincere questo. L'unica che mi piaceva tantissimo era Emma Muscat, quella maltese, che però l'hanno fatta fuori, non so nemmeno come mai sia l'unica che non ha fatto il CD, però vabbè. Quindi in finale erano arrivati Irama, Carmen, Einar e la cantante Lauren. Allora, io ieri sera ero a casa e mi sono guardato tutta la finale e sono rimasto impietrito, esterrefatto, deluso e anche un po' sconcertato dal livello medio, perché soprattutto ha iniziato a cantare Einar e io mi sono detto no, vabbè, questo è arrivato in finale, ma com'è possibile? In una notte di agosto, tanto in in una notte di agosto, tanto i baci che esplodono. In una notte di agosto. Einar infatti era il primo scelto dalla commissione per sfidare gli altri e ha scelto come primo sfidante la ballerina Lauren, che ha già vinto 1000 settimane fa nella categoria ballo. E l'ha battuta, cioè io lì ho detto no, cioè scusate, a parte il fatto che secondo me, il mio modesto parere, non doveva nemmeno arrivare al serale, quindi è stato graziato perché avete visto il video che vi ho fatto vedere per esempio della sua canzone, ho detto mo, come scusa del non saper cantare, lui ha ripetuto più volte durante la serata che fino a 8 mesi fa faceva l'operaio e adesso si è ritrovato dentro questo mondo, fatto capito, poi aver fatto qualsiasi lavoro possibile, però se sai cantare, sai cantare. Puoi migliorare, ma una base ci deve essere, non che stecchi ogni 3 secondi o addirittura sbagli le parole delle canzoni. Però, vabbè, è arrivato lì, non si sa come mai, ma addirittura vincere contro Lauren, che mi fa non solo la ballerina che è perfetta, ma anche il musical. Cioè, canta e balla, fa tutto? Fa tutto. Ora, ovviamente non è una cantante a livelli stratosferici, però comunque canta meglio di quell'altro che era cantante. E soprattutto quando ho visto questo estratto di musical, ho detto no, è tipo Amici 1000 anni fa quando tutti recitavano, ballavano e cantavano. Era una cosa bellissima e quindi ho detto no, deve vincere per forza Lauren. Però ha perso, quindi fuori Lauren, Einar va avanti. Non si sa come mai, chissà che santo in paradiso che avrà. E sceglie, neanche a farla apposta, Carmen. Quindi, prossima sfida, Einar contro Carmen. Ho sentito Carmen cantare e devo dire, allora, fermi prima che mi offendiate. È brava, mi piace, ha una bella voce, anche se che palle, hanno tutti la voce uguale ultimamente lei, Emma Marrone, Dolce Nera, Bianca Zei, che palle poi le canzoni. So cerca la speranza e la tua dignità, ho nelle mani tutti i tuoi consigli, mi stringo forte. Ora, mi hanno detto su Twitter che la scaletta delle canzoni da cantare le hanno scelte i cantanti stessi. E allora io mi domando, mia cara Carmen, perché cantare cover vecchissime di 1000 anni fa, super tristi, super struggenti, e nemmeno una nuova o frizzicarella, una da far ballare, no, vecchio, dobbiamo svecchiare, svecchiamo ragazzi, cos'è? E poi devo dire che comunque
tra lei e quell'altro doveva vincere per forza lei, perché era palese, era tutto scritto, secondo me la scaletta era tutta scritta, e infatti ha vinto Carmen alla fine contro Einar. Carmen poi è arrivata alla sfidona finale contro Irama, che mi dicono su Twitter, perché io ho scritto, ho twittato durante la serata e ho scritto: ma c'è un motivo specifico per la quale Irama indossa sempre quelle piume come orecchini? E mi hanno risposto sì, senza dirmi perché, però qualcuno ha anche detto sì, ma perché se le mette da quando è bambino, gli ricorda molte cose, insomma non ho capito niente, se me lo volete spiegare voi qua sotto tramite commento sono felice. Insomma, tra Irama e Carmen, io appena ho sentito cantare Irama ho detto vabbè dai, facciamo vincere Irama, ma proprio a mani basse, perché era il meglio. E poi soprattutto perché la sua canzone, quando ha cantato Nera come la tua schiena, ce l'ho, cioè la prima volta che l'ho ascoltata ce l'ho ancora in testa, bellissima, la amo, adoro. Questo è una canzone che funziona, mica quell'altro e amen, dai eh. Quindi detto questo, ovviamente vi ho fatto vedere che ha vinto Irama, grazie a Dio, grazie al Signore, ma devo dire, non mi potete dire voi quest'anno che ci sia stata una cosa fuori dal comune. Ok, Irama è bravo, sa cantare, sa rappare, sa scrivere, però boh, mi fa storgere un po' il capo il fatto che comunque era già famoso o almeno popolare quando è entrato Amici, perché lo hanno fatto entrare praticamente quasi alla fine e poi aveva già un contratto con la Sony e poi è andato male, poi è stato anche a Sanremo. Ora, io sono ovviamente per la seconda possibilità a tutti, da darla a tutti, e meno male che ha vinto lui, perché non potevo sopportare una lagna come Carmen o uno che addirittura non sa cantare come quell'altro. Però, boh, mi ha fatto un po' storcere il nasino. E soprattutto, meno male, ringrazio il Signore che non ci sia stato biondo. Che con questo fatto dell'autotune di mille settimane fa, che aveva fatto casino perché usava l'autotune nelle canzoni. No, l'autotune lo usi a casa tua, amore. Ora, capisco, se fai le canzoni trap, l'autotune è di norma nella canzone, però Amici dovrebbe essere un talent show, dovresti far vedere quello che sai fare senza modificare niente, quindi boh, vabbè, detto meno male, almeno lui l'hanno fatto fuori, però tanto so che ha fatto il CD pieno zeppo negli in-store lì, nei firmacopie, quindi avrà successo anche lui, tipo un album, poi ciao. E tra tutti io scommetto su Irama, che è il nuovo Ricky. Però, a differenza di Ricky, Irama mi sta anche un po' più simpatico, non so perché, non mi offendete, però mi volevate più cattivello in questi video commenti e io devo dire quello che penso. Talento basso, tra tutti ha spiccato Irama, sono molto deluso di Lauren, che l'avete fatto uscire subito, perché Lauren doveva arrivare tipo seconda, però tanto sapevo già che era già scritto nella storia che in finale dovevano arrivare a sfidarsi Irama e Carmen. Palese, anche perché secondo me nella sfida Carmen contro Emma di qualche settimana fa doveva vincere Emma, però vabbè, ma solo perché la vedevo un po' più un po' più brava, un po' più non so come spiegarlo, mi dava di più. È anche vero che Carmen ha solo 18 anni e quindi può sempre crescere, ma tanto farà la fine tipo di Federica, la mano amica, quella dell'anno scorso che ha fatto il secondo album, non se l'ha inculato nessuno, insomma. Il successo effimero di queste cose va un po'... Trova quel che trova, insomma. L'unico che di cui possiamo sentir parlare tra qualche anno sarà Irama, ovviamente, come è successo per Ricky, e spero che diventi almeno come un Alessandra Amoroso. Ora, oddio, bestemmiato. Però io faccio una richiesta agli autori di Amici per la prossima edizione, perché so che ci sono già i provini per la prossima edizione. Ma una talentuosa come Alessandra Amoroso, come Emma Marrone, come Annalisa, come i Colors, che vabbè adesso sono un po' spariti anche loro e non hanno più il successo che
meritano, però hanno talento. Ma ritrovate gente così. Vogliamo gente con talento, non gente che litiga, storie d'amore e chi più ne ha più ne metta. Insomma, questo è quello che penso io. Non ho potuto fare appunto il video commento ogni settimana perché vi ho già detto che comunque uscivo la sera perché è una vita privata, al contrario vostro. Posso anche spezzare una lancia a favore di questi talenti perché comunque io ho superato l'età dell'adolescenza e quindi magari ho altri gusti musicali, ho altri gusti in tutto e quindi posso anche capire il successo di queste persone, perché gli adolescenti guardano altro, ragazzi, parliamoci chiaro, guardano il bel faccino, guardano la storia triste, guardano le litigate, il trash, quindi va benissimo. E però insomma auguro al vincitore vita lunga e duratura nel mondo dello spettacolo, speriamo che questa seconda possibilità vada in porto. E niente, fatemi sapere voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate di questa finale, di questi talenti arrivati alla finale, se siete contenti che abbia vinto Irama oppure tifavate per altri. Offendetemi anche, tanto non mi interessa, e mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al mio Instagram, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando tra un pochino a luglio inizia Temptation Island, c'è già la pubblicità, adoro tantissimo, e ci vediamo con i video commenti su Temptation Island sempre qua su questo canale Issima91, diffidate dalle imitazioni, ciao!